come promesso, in studio a Milano il mitologico Enzo Spatalino. Applausi, applausi. Allora, ciao Enzo, buonasera. Ciao, buonasera, buonasera. Allora, ricordiamo gli ascoltatori. Ricordiamo canale 170 del Digitale Terrestre, prima free, visibile in tutta Italia, conduttore di una trasmissione, filo diretto, e uno dei personaggi conservatori, diciamo, più feroci d'Italia, più forti d'Italia, secondo me anche sottovalutato. Allora Spatalo, la prima cosa che voglio dirti è questa: innanzitutto, che peso hai raggiunto? Perché sei entrato qui a stabile, fatica. Stabile, stabile, 102. 102 kg, ma devi dimagrire, porca puttana. Comincio la dieta, dopo 2-3 giorni la smetto perché mi vengono crampi allo stomaco. Vengono i crampi allo stomaco. Sono seguito da uno dei più bravi dottori, sì, eccetera, ma non riesci, non ce la fai. Non riesco. Ho capito, ma ci sono problemi per gli obesi. Ti dichiari un obeso, cioè sei dichiaratamente un obeso. Purtroppo ho questi problemi, sì. Una roba da pazzi, ragazzi, ma devi dimagrire, però io ti voglio bene, devi dimagrire. Lo so che lo fai per la mia salute e ti ringrazio, però di fronte a un piatto non di spaghetti al dente, pasta asciutta, non esiste. Si vive solo una volta nella vita. Anche davanti alla figa, mi sembra che non. Ah, beh, non sì, quello è importante. Viva la figa sempre. La ami a dei livelli pazzeschi. Sì, a volte mi chiedo come fanno certe persone ad abbandonarla, a girarsi dall'altra parte e andare con persone dello stesso sesso. È una roba indecorosa, indecente. Ma che c'entra, scusa? Per carità, io rispetto gli altri, però, per me, sai. Il primo amore è sempre il primo amore. Vabbè, non l'hai mai lasciato. Mai, e fino alla morte mai lascerò. Mai lascerà. Però c'è gente che si inchiappetta, c'è gente che si incula. Cioè, adesso oggettivamente è così. A volte mi domando come fanno. A volte ne parlo con i miei registi, con il mio editore Alessandro Brunello, con Giovanni, eccetera. Grande, dico, ma ragazzi, come fanno questi a farsi inchiappettare? E tu? Per scopare la cosa più bella del mondo. E loro che ti rispondono? E anche loro sono d'accordo con me. No, ma che ne sai? Adesso non mettere in mezzo altre persone. No, perché so. Non potrei. Perché l'inchiappettamento è contro natura, diciamolo. Ma è contro natura, è contro una regola divina. Non lo so. Però divina. Ripeto. Ah, tu dici che quello che da quella parte lì esci e non entri, diciamo. Esattamente, ma come diceva il maestro Feltri. Sei d'accordo col maestro Feltri, no? Alla grandissima. Sempre col maestro, quasi sempre col maestro Feltri. O no? 1-10-100 Vittorio Feltri. Allora, questa piccola introduzione, tanto per ricordarvi Spatalino, però io vi vorrei arricchire la collezione spatalinare dell'ultima uscita di Spatalino sui migranti, perché è al top questa cosa qua e ti attirerà molte molte critiche questa cosa. Vai regia. Vengono tutti qua perché è l'Eldorado, c'è la cuccagna, qui hanno trovato fortuna personaggi che dovrebbero stare ancora a correre nel deserto, che dovrebbero ancora arrampicarsi sugli alberi nella foresta. Vengono qui, approfittano del nostro sistema e diventano dei personaggi. A proposito, mi viene in mente, come si chiama, regia? Sumaoro. Mamma mia, io quando penso a Sumaoro penso alla disfatta dell'Italia. Avete sentito anche le pause spataliniane, le pause non sono studiate, è fatto così, le pause, forse un po' le studia, le pause tra una parola e l'altra. Però, caro Spatalo, non si può dire quello che hai detto, cioè la gente dovrebbero aggrapparsi agli alberi dalla finestra, arrampicarsi agli alberi. Ma ci sono persone in effetti che dovrebbero ritornare alle origini, credimi. Cioè, in che senso? Cioè i sacchetti, quelli che tu chiami sacchetti a perdere, che vengono qui? Ci sono tanti sacchetti a perdere, purtroppo, che approfittano del nostro sistema. E fanno quello che vogliono, fanno delle cose che dalle loro parti, te lo giuro su Dio, non farebbero mai, tipo? Perché farebbero una brutta fine. Tipo? Secondo te vanno a stuprare una donna? Ma anche gli italiani in Tunisia, ma anche gli italiani. Lascia stare, tu mi hai parlato dei migranti, perché il bello e il cattivo c'è dappertutto, purtroppo anche noi abbiamo nostri sacchetti a perdere. Quindi io, ma tu dici gente che dovrebbe arrampicarsi agli alberi delle finestre, dai. No, degli alberi, non ho detto delle finestre, lo dici tu. Ho capito, gente che si dovrebbe arrampicare, cioè ti tratti come barbari, quelli che arrivano qui la maggior parte secondo te sono barbari. Ma ci sono molti barbari in effetti. Allora, Paco da Belluno intanto, Paco, dimmi Paco. Ciao. Dimmi Paco, questa prima affermazione, dimmi.
No, no, ma allora voglio solo dire una cosa. Allora, sì, intanto sacchetto da perdere, quello stronzo là non è un sacchetto da perdere, è proprio un sacchetto da schiacciare. Addirittura, da schiacciare. Dai, non si può dire, sì, non sacchetto da schiacciare, da dai. Schiacciare. Senti, pezzo di merda, senti, pezzo di merda, io ne... sei un pezzo di merda perché io non ti ho offeso. Tu critichi, ma non usare espressioni ridondose. Perché tu non sei offeso, ma uno tu, che si esprime tu, allora, così, uno che si esprime così non merita la mia attenzione. Però scusami, tu hai diritto di criticarmi, ma non di offendermi. A te non ti devono criticare. Ascolta, hai capito? A te non ti devono criticare. A te non ti devono criticare. A te, cioè, tu ma hai avuto la fortuna di stare in Italia. Facciamo perdere, hai trovato la bambagia. Buono, perché hai trovato l'Eden, hai trovato il paradiso terrestre. Tu non sei un umano. Tu non sei un umano. Però lui è inserito. Però lui è inserito in Italia, è un lavoratore italiano. Io non so neanche chi sia. Non so neanche con chi sto parlando. È di origine senegalese. Paco da Belluno. Quando sei altro, io ho la casa qua. La casa qua è mia. L'ho comprato io. Ho finito di pagarla. Ho finito, l'ho pagato. E allora io, cosa vuoi dire con questo? Che io non ho il diritto di criticare, allora, essere umano, quelli che vengono umano, in Italia puoi chiamare a fare perdere, il loro umani, comodo cazzo, ma vergognati, io non ce l'ho con le persone come te, perché io sono più civile di voi. Io quando vedo qualcuno che chiede la carità alla stazione, pezzo di merda, sono il primo che dà 2-3 euro a queste persone. Aspetta, Enzo, ma non mi posso fare offendere da questo stronzo. Però lui dice, lui critica la parola sacchetti a perdere che tu usi, perché lui dice un essere umano non può essere chiamato sacchetti a perdere. No, ci sono persone, no, stronzo con non sei altro, bastardo, no, ma chi ne dice di più? No, se deve essere il nostro un confronto civile democratico, bene. Allora fermo un attimo la Paco, ferma, io ero pronto al fatto che tu mi facessi attaccare dai tuoi, ma l'avevo messo in conto, però questo si presenta offendendo. Ma ha detto che tu la parola sacchetti a perdere. No, no, lui ha detto prima una parola offensiva nei miei confronti. Vabbè, fermola che torniamo, che mi ha fatto incazzare. Fermola. Ora vivere. Dicono cibo non buono, cibo non buono, cibo non buono. Ma Miraroia, vedi dove devi andare. Tu mangiavi anche la polvere al tuo paese e qui quello che ti offriamo noi, lasagne, riso, non va bene. E allora perché sei venuto in Italia? Allora tu non sopporti nemmeno l'Islam, per esempio. Gli islamici non li sopporti, diciamo la verità. L'hai detto più volte, gli islamici per te. E confermo in questa sede, cioè? L'Islam fa paura. L'Islam fa aveva paura. Ragione Oriana Fallaci, la coraggiosa giornalista fiorentina, è morta e nessuno l'ha ascoltata. Si stanno, te lo giuro, verificando. Sì. Quelle condizioni che paventava Oriana Fallaci. Cioè la conquista dell'Europa e dell'Italia da parte dell'Islam. Esattamente. Io non ci sarò più, non vedrò la disfatta del mio paese. E perché non ci sarei più, dici? Fra 20-30 anni diventerà Eurabia, un altro nome. Addirittura, Eurabia. L'Islam fa paura. L'Islam fa paura. Paco, che dici? Aspetta. Guarda, questo qua, sai per far perdere il peso questo stronzo qua, sai cosa dovremmo fare? Senti, pezzo di merda, se vuoi parlare con me... in foresta, io ti porto la foresta africana. No, ti metto là 2-3 milioni che ti corri indietro, vedrai che perdi peso, se fosse stato per me a te se non stai attento tanti elementi come te, no, io non ho paura di niente. Tu non conosci la mia storia. Ha criticato l'Islam adesso che c'è un timore. Avete capito voi che avete trovato la bambagia in Italia. Io ti farò un islamico, tutto in Italia. Avete trovato tutte quelle condizioni. Di merda che non sei altro. Vergognati. Tu sei falso come un biglietto di un euro. Tu sei falso come un biglietto di un euro. Ma perché è falso? Storie per fare un personaggio. No, ma perché si inventa delle ma storie. Ma non è vero, è se stesso. È perfetto. Si inventa delle storie. Ma sei ci sono dei tuoi paesani. Ci sono dei tuoi paesani. Ci sono dei tuoi paesani che vengono qui. Guarda che brutto che sei. Giù, Paco. Non ho mai detto di essere bello. Rispondi che ci sono dei tuoi paesani che stavi dicendo. Ci sono dei loro paesani che vengono in Italia. Sì. Fanno quello che vogliono.
Vabbè, ma lo vedi per la strada, comandano loro, minacciano, seviziano, continuano a seviziare le nostre donne. Vabbè, seviziare le donne, no, ci sono dei casi clamorosi, sì, d'accordo, però anche Giuseppe, ci sono interi quartieri delle nostre città vengono messi via. Ci sono interi quartieri dove la gente ha non paura. Può più uscire. Sì, d'accordo, per carità. Noi dobbiamo dirle queste cose. E lui le dice. C'è un allarme in Italia. Chi non lo dice è un baro, è un falso, è un fariseo. Anche Paco, dunque. Ma può darsi che lui sia inserito. Io non conosco. Può darsi che lui sia inserito. Può darsi che lui lavori tranquillamente. No, lavora, io lo rispetto. Lavora. È lui che non rispetta me. Lui dovrebbe prendersela. Sei invidioso perché vedi questi bel ragazzi che girano. No, io ormai ho fatto la mia. Se dipendesse da me, certi tuoi personaggi amici di colore, sai che fine li farei fare? Che fine farebbero? Li impacchetterei, li manderei a calci nel sedere nei loro paesi di origine, perché assieme qui fanno cose che dalle tue parti non farebbero mai. Vi dovete vergognare. Fra poco avrete il predominio in Italia. Io appartengo ancora alla schiera di italiani che hanno a cuore la loro identità, la loro storia. A te non ti piace, noi esempio, abbiamo i matrimoni, una cultura millenaria. Cioè, i matrimoni tra un bianco e un nero non ti piacciono a te? No, perché se si vogliono bene, se si amano, allora, qual è? Perché uomo e donna si possono sposare, qual è il problema? Beh, ogni tanto tu tuoni contro questo tipo di, no? Una donna che si, per esempio, lui ha sposato un'italiana, Paco ha sposato un'italiana. Io dico un'altra cosa quando lancio dei messaggi alle donne, attenzione, perché vi mettete con delle persone che hanno una cultura, una mentalità completamente differente dalla Paco, nostra. Paco, hai sentito Paco che dice? Vai a dirla a mia moglie che fa il culo nero, ti fa il culo nero, ti fa. Vai a dirla a mia moglie, pezza di merda. Vai a dirla a mia moglie che fa il culo nero, ti fa. Ciao Paco, dai, ciao Paco. Vai, ciao, ciao. Pezzo di merda. Allora, l'ultima di Spadalino sulla LGBT. Andiamo avanti. LGBT, lui è un grande nemico dell'LGBT, della cultura LGBT, giusto? Giusto? LGBT. Sei nemico. È una cultura che non mi appartiene. Ma questo non c'è dubbio, questo non c'è dubbio. Sentiamo Spadalo sull'LGBT. Io mi domando, c'è o non c'è un limite alle sconcezze che provengono dal cosiddetto mondo LGBT? Vogliamo mettere un freno a questo degrado? Abbiamo già detto su questa cosa qua, abbiamo già detto, tu sei a favore dei matrimoni gay? No ai matrimoni gay. Assolutamente no. Adozione gay non ne parliamo, no? Assolutamente no. Nemmeno l'adozione gay, niente, nemmeno le unioni civili, eccetera. Non sono una famiglia, due uomini sono famiglia o no? Tu vedi un bambino che nasce con due uomini, con due donne, manca la figura, manca il riferimento paterno-materno. Non dobbiamo stravolgere i valori. Perché sei contro Netanyahu? Andiamo veloci, per flash andiamo. Perché sta ammazzando civili innocenti. All'inizio ero con Israele, e poi invece... perché quando ho visto quegli assassini di Hamas, e poi? Ma adesso basta, è ora di finiamola. Netanyahu, ci hai rotto le scatole, basta. Questo è il grido spadaliniano classico, molto bello. Che neanche Biden è riuscito a calmare Netanyahu. E vabbè, ho capito, ma dunque è un criminale Netanyahu, lo consideri un criminale? In questo momento si sta comportando appoggiato come un criminale. Da chi? Dalle grandi lobby, secondo te? Ma sicuramente sì, lui si sente potente. Come topo. Vabbè, non mi parlare di topo Gigio perché mi rovini la serata, sono così tranquillo. Beh, tranquillo, non esageriamo. No, ma sai, io mi infermo perché Nino Romano. È il mio carattere. Ha chiamato Nino Romano, che devo fare? No. Perché? Che c'ha? Non esiste, ho giurato che con quello non voglio più averci a che fare. Ho capito, ha chiamato, che devo fare? Dai, io vengo. Ma perché? Qua. Che ha fatto? Che ti ha fatto Lino Romano? Aspetta un attimo. Ma che ti ha fatto? Spiegami che ti ha fatto. Io non aspetto che tu mi fai fare la passerella, è normale. Sono pronto. Alla battaglia, al fuoco, alla pugna, alla battaglia. No, allora no, me ne va. Fatti sotto, ha detto. Se fai ancora parlare Lino Romano, io ho giurato sulla mia famiglia. Mi manca poco tempo. Ma no. Che ti ha fatto? Voglio sapere da te che ti ha fatto. È un napoletano falso, un fariseo. No, aspetta. Giuro Lino Romano. Se mi fate sentire ancora Lino Romano, ma spiegami che ti ha fatto. Giuro, ma che ti ha fatto? Non vengo più in questa trasmissione. Ma che ti ha fatto? Che ti ha fatto? È giù è di microfono. È un ignorante, è uno zoticone.
Io mi vergogno di essere napoletano. Ma quando che ti ha fatto concretamente? Che è ti ha un fatto? Ignorante. No, capito, ma eravate Pappa e Ciccia a un certo punto. Io Pappa e Ciccia. Sì. Lui ha tradito la mia amicizia. Perché? Che ha fatto? Ha detto che sei un emigrato. L'ho cacciato da Napoli. Ma non l'hanno. Aspetta, Enzo, giù il microfono, giù il microfono. Aspetta, fermo, è caduta la sedia. Fermo. Vado via, eh. No. Ti ho detto, se mi fai parlare ancora con questo cafone, perché lui è un cafone. Te lo giuro davanti Federico a Dio, me ne vado, Federico e stravolgo la scaletta. Andiamo avanti. Però fammi telefonare qualcuno che possa parlare bene di me. Ma io parlo bene di te. Cazzo, fa intervenire tutti i miei nemici. Ma io parlo bene Dio di te. Dio cantante. No, fermo. Puttana. No, fermo. Federico Ci sarà Lecce. Qualcuno che ha voglia di parlare bene di me. Ma certo, una marea di questo gente. È un fuoco incrociato. Ma certo che è un fuoco incrociato. Dio cantante. Ancora questo Dio cantante. Che c'entra? Federico da Lecce, dai, forza. È un tiro al bersaglio. Dimmi. Calma. Dimmi Federico, dimmi. Calma, Spadalino. Io ti seguo sempre sul programma che fai su YouTube. Oh, su YouTube. Che meglio di Nino Banfi. Mi fai straridere. Con le tue smorfie, col tuo modo di parlare. Poi vorrei chiederti una cosa. Allora, Parenzo ha raccomandato, ma a te chi ti protegge? Ma nessuno. Dice che gli ebrei comandano il mondo. Frasi islamofobe. Islamofobe. Fake news, frasi padrizzati. Frasi islamofobe. Fake news su padrizzati. No, secondo lui. Devo dargli una risposta. Guarda, precisiamo la parola che hai detto prima, Dio cantante, che non si dice, tu lo sai. Devo dargli una risposta. Non si dice, tu lo sai, no? Devo dargli tu che dici di essere quello cattolico. Che si dice in giro. Dici di essere cattolico, sì, lo sono. E lo sai un cazzo. Rispetto a quello che si dice da chi sono protetto. Non è una bestemmia, per carità. Sono però protetto dal mio carattere, dalla mia personalità. Se io mi rivolgo a questo ignorante. Parece chiomete, tu sei un rinnegato. Vuoi parlare di identità? Tu stai in dove? Ti stai mangiando le alghe delle paludi. A Napoli non ti voglio. T'hai denunciato a procura della Repubblica per minaccia. Ti sputa in faccia. Ma no, ma ha telefonato, ma che ti devo dire? Tu sei fermi là, ragazzi, fermi tutti. Nella vita c'è chi è confident e guida nuovo.